Dal telegiornale di Toscana TV, Toscana, la nostra regione nella morsa dell'inflazione, a dirlo sono i dati Istat, è la terza regione per rincari tra le province Firenze e Grosseto al top. Vediamo. Il caro vita pesa sempre di più nel portafoglio degli italiani, ma soprattutto in quello dei toscani. L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Dietro Genova, che ha l'inflazione tendenziale più alta, pari all'8,5%, c'è subito Firenze con un più 7,6% su giugno 2022 e un incremento di spesa all'anno pari a 1.772 euro a famiglia. Il podio nazionale è completato da Grosseto, terza, che pur avendo la stessa inflazione di Firenze ha una spesa supplementare pari a 1.713 euro. Nelle prime 21 posizioni anche Massa Carrara, dodicesima, Pistoia, quattordicesima, Livorno, diciassettesima e Pisa, ventunesima. Cosa salato dunque vivere in Toscana a giugno, terza regione italiana per aumento del caro vita? Se il calo dei prezzi energetici ha frenato gli aumenti per alcuni settori come alimentari e trasporti, i listini continuano a mantenersi su livelli elevatissimi, ha segnalato il Codacons. Per quanto riguarda le tariffe nel settore dei trasporti, si segnala in particolare l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei in media di un più 23,5% su base annua, con punte del 28,9% per i voli nazionali, mentre su base mensile aumentano addirittura del più 10,9% con punte del 17,8% per le tratte nazionali. Tornano a crescere anche le tariffe dei traghetti. Colpita dall'inflazione soprattutto la fondamentale spesa alimentare, ieri il Movimento Consumatori Toscana è intervenuto sulla questione del caro bottiglietta di acqua a Firenze. Riteniamo inaccettabile il costo di una bottiglietta d'acqua che oscilla da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare addirittura a 3,50 euro. Speculare sulla necessità, tenuto conto delle alte temperature, non fa onore, ha scritto il movimento, chiedendo alle istituzioni locali di creare fontanelli pubblici per tentare di arginare il fenomeno. A sollevare la questione inflazione anche il settore, non proprio di prima necessità, delle gelaterie artigianali. 208 a Firenze con oltre 850 addetti che hanno diffuso numeri di un'estate positiva, viste anche le ondate di calore che spingono i consumi ma sulla quale stanno pesando i rincari. Si stima un 30% in più per le materie prime come latte, panna o semilavorati, un 20% in più per l'energia. E la Geo Barents torna al porto di Marina di Carrara. Domani pomeriggio la nave di Medici Senza Frontiere sbarcherà nello scalo Apuano 203 migranti dei 346 soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Secondo quanto scritto in un tweet, il porto assegnato per tutti era quello di Livorno, dove però sbarcheranno il restante 143 migranti. Lo rende noto il comune di Carrara, spiegando che a scendere nello scalo Apuano saranno soggetti fragili, donne, famiglie, in tutto 139 minori. La nave di Medici Senza Frontiere proseguirà poi a Livorno per sbarcare le restanti persone. Naturalmente questo doppio sbarco complica inevitabilmente la situazione, anche si aggrava per queste persone che sono, come dire, anche allo stremo per quanto riguarda la salute. E Dell'Utri, l'ex senatore Dell'Utri, indagato dalla Procura di Firenze per le stragi del 93, convocato stamani per un interrogatorio, siamo a Firenze, l'ex senatore non si è presentato, il suo avvocato ha fatto sapere agli inquirenti che la scelta è di avvalersi della facoltà di non rispondere, ci spiega tutto. Nadia Tarantino. Se Forza Italia fosse arrivata al governo, avrebbe varato provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra in tema di trattamento carcerario, collaboratori di giustizia e sequestro dei patrimoni. Questo avrebbe promesso Marcello Dell'Utri, sollecitando i fratelli Graviano ad organizzare, concretizzare o comunque proseguire la campagna stragista del 93, campagna utile ad affermare il progetto politico di Silvio Berlusconi. È l'ipotesi su cui la DDA di Firenze ha aperto una nuova inchiesta e che, a 30 anni dalle stragi di mafia nel capoluogo toscano, a Roma e a Milano, ha portato sul registro delle notizie di reato il nome dell'ex senatore Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, fedelissimo di Berlusconi e già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Un'ipotesi che oggi i magistrati fiorentini avrebbero voluto meglio indagare, ma Dell'Utri, convocato alle 11 per un interrogatorio, non si è fatto vedere. Il suo avvocato ha fatto sapere agli inquirenti che l'ex senatore si sarebbe avvalso della facoltà di non
non rispondere e da qui la decisione di non mettersi in viaggio per Firenze. Nei giorni scorsi la sua casa e i suoi uffici a Milano sono stati perquisiti, un'iniziativa che ha consentito di acquisire elementi che la Procura ritiene importanti per proseguire le indagini. Indagini che punterebbero a dimostrare che Dell'Utri, in qualità di tramite di Berlusconi, 30 anni fa fece promesse a Cosa Nostra per indebolire l'allora governo in carica e favorire l'ascesa del Cavaliere in politica e per garantirsi l'appoggio elettorale finalizzato a far vincere Forza Italia. Una tesi respinta con forza dal legale di Marcello Dell'Utri, che l'ha definita incredibile e fantasiosa, respinta con sdegno da Marina Berlusconi, che dalle pagine del giornale ha parlato di suo padre come vittima di una persecuzione che non ha il pudore di fermarsi nemmeno davanti alla morte, criticata aspramente dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha puntato nuovamente il dito contro la Procura di Firenze. Siamo oltre il ridicolo, ha detto. L'inchiesta va avanti, vedremo con quali sviluppi. Andiamo a Pistoia, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha visitato proprio oggi la centrale remota delle operazioni soccorso sanitario, la CROSS, affermando che non è prevista alcuna sua delocalizzazione. Patrizio Ceccarelli. Per la centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia nessuna delocalizzazione in vista, lo ha assicurato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che stamani ha visitato la struttura accompagnato dal sindaco Alessandro Tomasi, dal presidente della regione Eugenio Giani e dall'assessore alla salute Simone Bezzini. E sono qui proprio per rendermi personalmente conto della CROSS, di una struttura che ha fatto, specie negli ultimi anni e nei momenti di grave calamità, la storia dell'emergenza in termini di efficienza, in termini di tempestività. Beh, intanto questa è una struttura che rimane motivo di vanto e consolidamento del patrimonio di intelligenza della città di Pistoia, quindi nessuno può avere il diritto di pensare a delocalizzazione. Questo è il sistema della protezione civile della Toscana e devo dire che è considerata un riferimento a livello nazionale, non a caso la visita del ministro proprio oggi, e io sono convinto che proprio anche l'esperienza che si è avuta fra protezione civile e sistema sanitario sia stata una delle chiavi che ha consentito alla Toscana di essere considerata regione di riferimento per la gestione delle 9 milioni di inoculazioni per il Covid con i vaccini e in generale di capacità di pronto intervento, su cui la CROSS ha esercitato un ruolo fondamentale. Credo che anche vista la situazione in cui è l'area del ceppo, quindi un cantiere, ci sia la possibilità di riprogrammare il suo ampliamento, il suo potenziamento. Questo è un ragionamento che va fatto naturalmente con l'amministrazione, con la regione che è d'accordo, però diciamo questo spetta ai tecnici, a chi è sul campo, a chi lavora e sa qual è l'evoluzione della protezione civile. A noi spetta una programmazione urbanistica, alla Regione dello Stato investire perché continua a essere l'eccellenza nazionale che è. I vertici di Alia Multiutility, di CGL, CISL e UIL Toscana hanno firmato un protocollo d'intesa per consolidare e sviluppare lavoro e occupazione. Vediamo. Un sistema di solide relazioni industriali partendo dalla costituzione della nuova Multiutility della Toscana, che aiuti a consolidare e sviluppare l'occupazione attraverso il metodo del confronto preventivo e partecipativo dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali. Per raggiungere questo obiettivo è stato firmato un protocollo d'intesa tra i vertici Alia Multiutility e sindacati. I primi intendono così superare l'attuale frammentazione dei servizi pubblici toscani, consentendo un salto su scala industriale per arrivare a una riduzione delle tariffe, mentre i segretari regionali CGL, CISL e UIL sono disponibili a garantire un confronto proficuo e costante sullo sviluppo e il consolidamento dell'iniziativa. Si tratta di mettere insieme la gestione dell'ambiente, dell'acqua e dell'energia e di farlo facendo sempre più efficienza grazie all'innovazione tecnologica, agli investimenti e con le risorse e le energie dei lavoratori che ci lavorano. La Multiutility Toscana infatti poggia le proprie basi su tre fondamentali basi, e cioè la valorizzazione del territorio, la tutela degli utenti e dei cittadini e delle imprese serviti, ma anche quello della crescita e della valorizzazione
dei lavoratori e del lavoro. Per rendere operativo il protocollo, vertici aziendali e rappresentanti sindacali hanno creato un comitato di relazioni industriali di gruppo. Abbiamo lavorato per un protocollo che avesse al centro la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, una forte attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alle attività svolte dalle società partecipate e controllate insieme alle attività svolte dalle ditte in appalto, e un protocollo che avesse forte attenzione anche alla qualità del servizio e alla sostenibilità dello stesso per i cittadini e gli utenti. E noi vogliamo più occupazione, vogliamo avere la possibilità che ci sia un servizio che funzioni meglio e che possa permettere di riportare all'interno di questa multi-utility il personale che è stato negli anni esternalizzato. E fortifica le relazioni industriali con le organizzazioni sindacali principalmente rappresentative, in particolar modo che svilupperà e andrà a migliorare dei temi come quello dell'occupazione, della qualità del lavoro, ma anche della qualità del servizio e dell'abbattimento delle tariffe. E senza acqua l'olio non si fa, in futuro c'è il possibile utilizzo di acque reflue. Ci spiega tutto Chiara Valentini. Fare olivicoltura come veniva fatta fino all'inizio degli anni 90, oggi non basta più. Senza acqua l'olio non si fa. Il cambiamento climatico sta portando a un progressivo abbandono degli olivi nella nostra regione. Piante lasciate a se stesse, la stima di Coldiretti, per il 20-30% della superficie olivicola toscana. Non esistono statistiche a riguardo, ma secondo gli esperti tra i 15.000 e i 20.000 ettari di oliveti sono soffocati dalla boscaglia e dall'incuria. Una situazione alla quale si cerca di porre rimedio in vari modi, modi che sono stati al centro delle discussioni dell'assemblea annuale del Consorzio di tutela dell'extravergine toscano IGP che si è tenuta a Greve in Chianti. Sicuramente la tecnologia può essere d'aiuto, selezionando i genotipi che meglio si adattano al nuovo scenario climatico o utilizzando le acque di scarico che, una volta depurate, possono essere impiegate per l'irrigazione. Vale per gli olivi, così come per la vigna o gli alberi da frutto. Possiamo mettere in campo nuove tecniche, si chiamano di fenotipizzazione, quindi utilizzando sensori digitali, quindi anche meccanismi di intelligenza artificiale che ci consentono di aumentare la velocità di selezione dei genotipi che devono essere adattati a diversi ambienti. Da un altro lato dobbiamo aumentare il livello delle risorse disponibili, in questo caso dell'acqua. Non potremo fare a meno di utilizzare le acque reflue urbane, e in questo ci viene in aiuto la nuova direttiva europea che classifica le acque effluenti in 4 categorie con diversa qualità in funzione della destinazione. Nel caso dell'olivicoltura possiamo utilizzare acque reflue ricche di carbonio, ricche di minerali, quindi ricche di azoto, fosforo, quindi abbassando il livello di depurazione, riducendo i costi energetici e mettendo a disposizione dell'olivicoltura acque ricche di sostanze organiche. E Russell Crowe, lo ricorderete, il protagonista del Gladiatore, è tornato a visitare la Galleria degli Uffizi a Firenze e oggi con famiglia ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Mattinata fiorentina densa d'arte per il premio Oscar. Russell Crowe, l'attore del colossal Il Gladiatore, ha trascorso oltre 3 ore nella Galleria degli Uffizi, dove era già stato nel 2019. Si è presentato con la famiglia molto presto, effettuando un tour completo dei capolavori del Rinascimento al secondo piano della Galleria, da Botticelli a Leonardo, alla Sala di Michelangelo e Raffaello, ma è rimasto rapito soprattutto dalle nuove sale degli autoritratti degli artisti, aperte al primo piano da appena 2 settimane, soffermandosi su tante singole opere per studiarne i dettagli. L'attore ha anche molto apprezzato la mostra archeologica dedicata alla finanza romana, Pecunia non olet, lasciandosi fotografare davanti ai busti appartenenti alla collezione delle gallerie di Adriano e Diocleziano. È stata una mattinata splendida, ha commentato l'attore australiano, dando un nuovo appuntamento per una visita agli Uffizi tra un paio d'anni. Poi ha salutato con un sorriso, concedendo tanti selfie ai membri dello staff e ai visitatori.
E ora andiamo al Museo Galileo di Firenze per scoprire il contributo italiano all'orologeria. Se pensate che la storia dei maestri orologiai vada ricercata soprattutto nel nord Europa, la mostra Ore Italiane al Museo Galileo di Firenze fino al 15 ottobre vi farà cambiare idea. Certo, le grandi committenze si trovano nei secoli, soprattutto nelle corti francesi o tedesche, ma la genialità artigiana italiana ha dato un contributo fondamentale all'ora esatta. Per esempio la scoperta dello scappamento meccanico, che è quell'organismo che trasforma un moto oscillatorio in un moto continuo, che è quello delle lancette. Le lancette non vanno avanti e indietro, purtroppo vanno solo avanti. E poi l'applicazione del pendolo di Galileo. La selezione di orologi italiani presenti in mostra proviene soprattutto dalla collezione di Giancarlo Del Vecchio, che in 60 anni di attività ha costituito una raccolta che nulla ha da invidiare a quelle dei maggiori musei del mondo. Gli oltre 60 capolavori in esposizione, realizzati tra il XV e l'inizio del XIX secolo, raccontano ad esempio dei primi orologi monastici, anzi svegliatori monastici. La popolazione, prevalentemente analfabeta, era poco interessata alla precisione dello scorrere del tempo. Lo erano molto di più i religiosi, che ne avevano bisogno per organizzare i tempi della preghiera. E non è un caso che un'altra delle unicità italiane presenti in mostra provenga dall'unica grande corte dello stivale, il Vaticano. È tutta italiana, infatti, l'invenzione dell'orologio notturno che scandiva le ore in maniera silenziosa per non disturbare il sonno del pontefice. E ora, come ogni sera, andiamo a Bagnaripoli, al Viola Park, per le ultime sulla Fiorentina. Tra l'altro, proprio oggi i tifosi Viola hanno fatto un comunicato perché vorrebbero assistere alle partitelle, agli allenamenti. Purtroppo sono tenuti fuori anche loro. Per noi c'è Giulio Falciai. Buonasera, Giulio. Insomma, anche loro vengono tenuti fuori dal Viola Park. Invece, insomma, il ritiro in genere della Fiorentina era un momento anche di condivisione, di passione per i tifosi. Sì, buonasera. Come dici te, purtroppo questo momento di condivisione, come avveniva magari negli scorsi anni a Moena, per adesso quest'anno non c'è stato. Il Viola Park, una struttura bellissima, un centro sportivo bello a livello mondiale, però purtroppo né tifosi né stampa, almeno per il momento, possono entrare all'interno sia per assistere alle partite, sia soprattutto per vedere la maestosità appunto di questo nuovo centro sportivo della Fiorentina, tant'è che l'ATF ha deciso quest'oggi di fare un comunicato per lamentarsi appunto e per mandare un segnale, se vogliamo, anche alla società che si possa trovare una soluzione il prima possibile, visto che su 6 partite che al momento sono attese qua al Viola Park già siamo certi che 3 saranno a porte chiuse, ovvero quella di sabato scorso contro la Fiorentina Primavera, quella di giovedì contro il Parma e quella di domenica sera invece contro il Catanzaro. Comunque ti dico che alle mie spalle in questo momento è in corso la seconda e ultima seduta odierna, tutti a disposizione di mister Vincenzo Italiano tranne i 3 calciatori. Uno è Riccardo Sottil, che praticamente da quando ha iniziato il ritiro si è allenato quasi sempre a parte. Adesso anche Terzic e Jovic si stanno allenando a parte con le scarpe da ginnastica, mentre gli altri calciatori stanno svolgendo delle partitelle per lavorare sulla parte tecnico-tattica. Ti dico che sarà una settimana caldissima qua a Firenze, non soltanto a livello di temperatura, ma proprio perché succederanno tante cose, dal possibile arrivo di Arthur nelle prossime ore al ritorno anche dei nazionali, da Sofian Amrabat a Nico Gonzalez, passando anche per Christian Kwame e Nicola Milenkovic. Comunque vi daremo anche aggiornamenti soprattutto sul calciomercato questa sera alle 21 a Casa Viola. Benissimo, grazie Giulio, grazie, hai fatto bene a ricordarlo, questa sera alle 21 Casa Viola, mentre alle 21.30 un bellissimo film da non perdere con Gary Cooper, Colpo di Fulmine. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.